presenza così numerosa e per aver sfidato le intemperie in questo autunno piuttosto piovoso. Saluto in particolare i sacerdoti e le personalità presenti. L'anno prossimo, il 31 ottobre del 1517, ricorre il 500° anniversario delle affissioni delle 95 tesi di Martin Lutero al portone della cattedrale di Württemberg in Germania. E come tutti gli avvenimenti, il centenario inizia un anno prima della fatidica data. Inizia dunque il prossimo 31 ottobre. È per questo che Papa Francesco si recherà a Lund, in Svezia, dove parteciperà alla cerimonia congiunta luterano-cattolica per commentare il 500 o per commemorare il 500° anniversario del protestantesimo. Come si legge nel comunicato redatto dalla Federazione Luterana Mondiale e del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, l'obiettivo dell'evento è di esprimere i doni della riforma e chiedere perdono per le divisioni perpetuate dai cristiani delle due tradizioni. È in questo contesto che la Fondazione Lepanto ha voluto promuovere in diverse città italiane una conferenza del professor Roberto De Mattei dal titolo Il Concilio di Trento, risposta cattolica all'eresia luterana. Una prima conferenza si è già svolta a Modena il 23 ottobre scorso e un'altra ne seguirà a Prato il 27 prossimo, ma quella di oggi ha un'importanza, come ben capite, tutta particolare per il fatto di svolgersi a Trento, dove si è svolto il concilio che da questa città prende nome. Il professor De Mattei, che vi parlerà questa sera, è, per chi non lo conoscesse, uno storico, professore per molti anni di storia moderna e di storia della Chiesa, è presidente della Fondazione Lepanto, è stato vicepresidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ed è quindi con molto piacere che vi cedo la parola, avvertendovi che alla fine della sua relazione sarà possibile porgergli delle domande, ma questo verrà fatto in forma scritta e quindi vi prego eventualmente di richiedere dei foglietti di carta e di presentarvi, e poi verranno raccolti alla fine dell'intervento del professor De Mattei. Questo è tutto, vi ringrazio ancora per l'attenzione e la parola al professor De Mattei. Grazie. Adesso forse si sente meglio? Sì. Ringrazio molto il conte Giorgio Piccolomini, la cui famiglia ha un legame storico con Trento. Io non sono un teologo, sono uno storico, e la mia conferenza si propone di ristabilire la verità storica sull'evento che si commemora, 1517, sulla figura di Lutero. Però per fare questo occorre inquadrare l'uomo e l'opera nel contesto del tempo, e dunque non si può parlare di Lutero senza parlare della risposta cattolica alla rivoluzione protestante che è stato il Concilio di Trento. Parlo di rivoluzione protestante perché non fu una riforma, fu una rivoluzione esplosa dentro la Chiesa ad opera di uomini di chiesa, sacerdoti, religiosi, che avevano perso la fede cattolica e che a questa volevano sostituire una nuova fede. Ed è importante sottolineare la differenza di fondo che corre tra riforma e rivoluzione. La riforma restaura, la rivoluzione distrugge,
e l'essenza della rivoluzione protestante, come di ogni rivoluzione, non stava in ciò che voleva costruire, ma in ciò che voleva distruggere. Il suo obiettivo era l'annientamento della Chiesa romana e soprattutto del papato che la riassumeva. E indubbiamente la decadenza del papato tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo facilitò l'impresa. Purtroppo il quadro che offriva la Chiesa e la società europea agli inizi del Cinquecento era desolante. Lo spostamento della sede del papato ad Avignone, poi il grande scisma di Occidente, avevano indebolito il prestigio della sede pontificia. C'era stato il Concilio di Costanza, al cui interno erano affiorate idee eterodosse, ma soprattutto la nuova mentalità umanistica aveva generato quello che potremmo definire un abbraccio mortale tra la Chiesa di Roma, la Chiesa Cattolica e il mondo. I papi in quell'epoca vivevano come principi umanisti, erano mecenati delle arti, diplomatici, condottieri, però in essi prevalevano gli interessi temporali su quelli spirituali, soprannaturali. E ciò non deve scandalizzare più di tanto, perché dobbiamo fare attenzione a non confondere la Chiesa con gli uomini di Chiesa. Si racconta che quando fu portata al Papa Leone X della famiglia de' Medici la notizia della contestazione, della rivolta di Lutero, il Papa scrollò le spalle dicendo con sufficienza: si tratta di una bega tra monaci. Però questa bega avrebbe incendiato l'Europa in pochi anni. Perché Leone X non se ne rese conto? Se leggiamo le pagine che a questo Papa dedica nella sua Storia dei Papi Ludwig von Pastor — von Pastor è uno storico cattolico, non è uno storico protestante — e beh, dalle sue pagine apprendiamo che Leone X, come i suoi predecessori, viveva totalmente immerso nella vita mondana. Per esempio, il Papa dedicava ogni anno il mese di ottobre ai piaceri della caccia, girovagando per la campagna romana, dove i suoi falchi, molto bene addestrati, partivano per prendere quaglie, pernici, fagiani. E nelle vicinanze del suo castello alla Magliana il Papa cacciava a cavallo cinghiali, cervi, caprioli. Lo descrivono gli ambasciatori veneziani. Descrivono nei dettagli queste cacce a cui partecipavano cardinali, prelati, letterati, buffoni di corte, per un totale di centinaia di partecipanti. Non meno forte era la passione di Leone X per il teatro. La domenica di Carnevale del 6 marzo 1519, quindi già iniziata la rivoluzione di Lutero, assisté alla rappresentazione di una commedia molto scollacciata, diremo, di Ariosto in Castel Sant'Angelo, con oltre 2000 spettatori che si divertivano. Anche i carnevali successivi li passò in Castel Sant'Angelo, dilettandosi di musica, di teatro, di danze. La sera dell'ultimo carnevale, l'ultima sera del carnevale del 1521, assisté per esempio a una rappresentazione in cui fece la sua comparsa una donna che pregò Venere di elargirle un amante, e a quel punto apparvero a suon di tamburo 8 eremiti in abito monacale che, colpiti dai dardi di amore, si liberarono dai loro abiti facendo dichiarazioni di amore alla donna. Era una rappresentazione teatrale, naturalmente. Lottarono per conquistarla uccidendosi l'un l'altro, finché uno ottenne come prezzo della vittoria la donna innamorata. E Ludwig von Pastor commenta: se non fosse narrato da un testimonio del tutto sicuro, il fatto parrebbe incredibile. Ma noi potremmo dire, per inciso, a questo punto, uno storico di domani, commentando l'adesione della Conferenza Episcopale Italiana, la CEI, alla quarta marcia del Partito Radicale Transnazionale, intitolata a Marco Pannella e a Papa Francesco, per il prossimo 6 novembre a Roma, potrebbe
potrebbe dire, se non fosse narrata da testimoni del tutto sicuri, parrebbe un fatto incredibile. Eppure anche questo oggi succede. Ebbene, mentre a Roma si banchettava, dalle selve della Turingia in Germania affiorava la figura di Martin Lutero. Lutero nacque a Eisleben nel novembre del 1483 da una famiglia di contadini. Studiò all'università di Erfurt in un ambiente impregnato di umanesimo, e la svolta decisiva della sua vita avvenne quando nel luglio del 1505, aveva 22 anni, fu sorpreso sulla strada che conduceva a Erfurt da un terribile temporale. Un terribile temporale con i fulmini che gli piombavano accanto da ogni lato. Terrorizzato, fece voto a Sant'Anna di farsi monaco se si fosse salvato, e infatti 2 settimane più tardi si salvò. Il 17 luglio del 1505 entrò nel convento degli Agostiniani di Erfurt. Chi conosceva il suo temperamento impetuoso, violento, per primo il padre, i familiari lo conoscevano bene, disapprovarono, sconsigliarono radicalmente questa scelta. Fu una vocazione affrettata, immatura, le cui conseguenze avrebbero pesato su tutta la sua vita. 2 anni dopo, Martin Lutero fu ordinato sacerdote e i suoi superiori lo destinarono allo studio della teologia, che compì a Erfurt e a Wittenberg, diventando professore. Era un uomo caparbio e passionale, e il ribollire delle passioni gli rendeva impossibile osservare la regola, al punto che lui si angustiava e si poneva un problema che diventava angosciante, quello della propria salvezza. Mi salverò o andrò all'inferno a causa dei miei peccati? Fu inviato a Roma per un breve periodo dai suoi superiori per una questione interna del suo ordine, rimase scosso dalla mondanità e dalla corruzione della Roma rinascimentale, ma l'occasione di quella che fu la sua rivolta, la sua ribellione, fu la predicazione della indulgenza giubilare per la costruzione della fabbrica di San Pietro. Noi sappiamo che per la dottrina cattolica la indulgenza è la remissione o totale o parziale delle pene temporali, quindi la cancellazione delle pene, non delle colpe, in cui si è incorsi per un peccato commesso. Per ottenere questa indulgenza sono necessarie delle pratiche religiose, talvolta un'elemosina, ma comunque per ottenere l'indulgenza è necessario essere in grazia di Dio, confessarsi e comunicarsi. Le indulgenze non possono essere comprate o vendute da persone che non siano in grazia di Dio. Ma c'erano a quell'epoca degli abusi, come sempre ce ne sono stati, e Lutero affisse alla porta della chiesa di Wittenberg, come allora si usava quando si voleva aprire una controversia teologica, 95 tesi in cui attaccava non gli abusi ma il concetto di indulgenza, e in questo aveva avuto un terreno preparato dall'umanesimo rinascimentale che si era sviluppato in Italia soprattutto, ma dall'Italia era arrivato nelle università tedesche come Erfurt. Il campione di questo umanesimo era Erasmo da Rotterdam. Erasmo da Rotterdam fu definito il Voltaire del XVI secolo per la forte influenza intellettuale che esercitò. Era un monaco olandese che praticamente non celebrò mai messa in vita sua, molto raramente. Quando era in monastero non pregava, ma dedicava la sua vita allo studio dei classici latini e greci. La passione degli umanisti era la filologia, e attraverso le armi della filologia questi umanisti criticavano, distruggevano le indulgenze, il culto delle reliquie, la venerazione dei santi.
Tutto questo venne assorbito da Lutero e la critica delle indulgenze, dopo questo fatidico 1517, si estese nella sua mente a tutte le opere della Chiesa. La svolta avvenne un anno dopo, lui la chiama l'esperienza della torre perché successe nella latrina del convento di Wittenberg dove lui stava, cioè mentre stava lì ebbe a un certo punto fu come folgorato l'idea che la salvezza personale avviene attraverso la sola fede senza le opere. E come mai? Ecco, l'idea che cominciò a farsi strada nella sua mente era questa: la natura umana non è solamente, come insegna la dottrina cattolica, ferita dal peccato originale, ma è dal peccato originale totalmente corrotta, interamente corrotta. Questo che cosa significa? Significa che l'uomo è e non può che essere cattivo, non può mai essere buono. E il peccato originale corrompe in radice l'intelligenza, che quindi è incapace, l'intelligenza umana, di conoscere la verità, e la volontà, che è incapace di amare il bene. L'uomo può solo fare il male. Il peccato è invincibile, neanche il battesimo lo può cancellare, quindi non esistono atti buoni e atti cattivi, esistono solo atti cattivi. Le opere buone non esistono, l'uomo non può fare niente per la sua salvezza. Ma allora perché Dio ha dato una legge da osservare, i 10 comandamenti? Dio ha dato all'uomo, secondo Lutero, una legge che è impraticabile. Anche oggi spesso si sente dire che ci troviamo di fronte a leggi impraticabili. Lutero diceva: è impraticabile, Dio ce l'ha voluta dare perché dalla coscienza, dalla consapevolezza di questa impraticabilità nasce la fede. Una fede che è quindi una fede senza le opere e che è una sorta di passivo abbandono alla misericordia di Dio, la chiama la fede fiduciale, fiducia totale in un Dio che ci salva senza la nostra cooperazione. E però se è Dio che ci salva senza la nostra cooperazione, è Dio che decide senza di noi la nostra salvezza, e dunque nella massa dannata, perché tutti sono dannati, perché tutti sono cattivi, Dio per sua pura bontà sceglie alcuni eletti, quindi non esiste la libertà né degli eletti né dei dannati. Dio concede la fede ad alcuni eletti, è la teoria della predestinazione assoluta che poi Calvino porterà le ultime conseguenze. Quando queste idee cominciarono a propagarsi in Germania, e il Papa, dopo quel primo momento di sottovalutazione, cominciò a preoccuparsi e inviò alcuni teologi, tra cui il celebre cardinale Gaetano, per combattere, diciamo, per confutare Lutero. E con una bolla del 15 giugno 1520, Exsurge Domine, il Papa condannò 41 proposizioni estratte dagli scritti di Lutero. Ma a questa bolla di condanna Lutero risponde con uno scritto violentissimo dal titolo Adversus Execrabilem Antichristi Bullam, cioè addirittura la definisce la bolla dell'anticristo, in cui Lutero, notare, non era ancora stato scomunicato, il Papa aveva condannato alcuni suoi errori, ma Lutero dice: nel modo stesso che essi, cioè il Papa di Roma, mi scomunicano in nome della loro sacrilega eresia, io per parte mia li scomunico in nome della santa verità. Va sottolineato questo aspetto perché, siccome qualcuno dice che addossa la responsabilità della divisione alla Chiesa di Roma, è da notare che è stato Lutero a scomunicare il Papa prima che il Papa scomunicasse lui. È stato solo l'anno dopo che, con la bolla Decet Romanum Pontifice, Lutero... Che succede? Lutero ha... Lutero ha pubblicato
Lutero è stato scomunicato dal Papa. Ma ormai Lutero si era scatenato, lui non ha come Calvino una sola opera che ne compendia il pensiero, comincia a produrre un opuscolo dopo l'altro, comincia a sostenere in un opuscolo alla nobiltà cristiana della Germania l'uguaglianza tra tutti i cristiani a causa del sacerdozio universale, cioè nega la differenza tra sacerdoti e semplici fedeli. In un altro opuscolo sulla cattività babilonese della Chiesa afferma che tre sono le catene con cui il Papa tiene imprigionata la Chiesa: il rifiuto del calice ai laici, la dottrina della transustanziazione, che ancora non si chiamava transustanziazione, ma la dottrina secondo cui il pane e il vino vengono trasformati nella loro sostanza, nel corpo e nel sangue di Cristo, e la messa come sacrificio, e riduce i sacramenti da 7 a 2, il battesimo e la cena, la cena, l'Eucarestia, che appunto non è il rinnovamento incruento del sacrificio della croce, ma è una pura promessa di Gesù, il testamento che il giorno dell'ultima cena Gesù ha lasciato. E quindi quello che avviene è semplicemente un'assemblea commemorativa. Il Papa in questa prospettiva non è l'arbitro in materia di fede, arbitro in materia di fede è ogni singolo fedele, perché Lutero al principio della sola fede affianca quello della sola scrittura, quindi delle due fonti della rivelazione, la tradizione e la scrittura, elimina la tradizione, elimina il magistero della Chiesa, e il rapporto senza alcuna mediazione è quello diretto fra chi legge la Bibbia e Dio attraverso la Sacra Scrittura. È il principio del libero esame. Capite da questo che Lutero non volle correggere i costumi, non volle riformare i costumi e la disciplina della Chiesa, ma volle trasformare in radice i dogmi e la Costituzione della Chiesa. Cioè non volle... L'oggetto dei suoi attacchi non sono state gli eventuali deformazioni del cattolicesimo, ma il cattolicesimo stesso, da lui considerato come una deformazione. Regnava in quel momento l'imperatore Carlo V, che sul cui impero si diceva non sorgesse mai il sole, perché si estendeva dall'Europa orientale fino ai nuovi continenti, al nuovo continente. E preoccupato dalla piega che prendevano gli avvenimenti, Carlo V convocò Lutero a una dieta imperiale, a un'assemblea a Worms, ma Lutero, munito di un salvacondotto imperiale, si presentò, confermò le sue posizioni, e Carlo V commise l'errore, invece di imprigionarlo, di dargli un salvacondotto, per cui lui abbandonò Worms. Sulla strada fu rapito, tra virgolette, da un amico, l'elettore di Sassonia, rapito per proteggerlo da Carlo V, lo portò nel suo castello alla Wartburg, questo elettore di Sassonia, dove Lutero stette 10 mesi. Tutte le rivoluzioni hanno una lunga incubazione, ma quando scoppiano sono molto, molto rapide. La rivoluzione luterana, nello spazio di 2-3 anni, già mentre Lutero era alla Wartburg, si avviò rapidamente. La cittadina di Wittenberg e poi presto tutta la Germania era in subbuglio, i sacerdoti si sposavano, i monaci uscivano dal convento, la messa era cambiata, si abbattevano gli altari, le immagini, i crocifissi. Lo stesso Lutero si unì in matrimonio con una monaca che 2 anni prima aveva lasciato il convento, da cui poi ebbe 6 figli, ma poi ebbe varie amanti. E la sua predicazione accese immediatamente una rivoluzione, la fiamma di una rivolta non solo religiosa ma politica e sociale, quella che fu detta la rivoluzione dei contadini tra il 1524 e il 1525. E Lutero, che era appoggiato dai principi tedeschi,
intervenne sui principi per stroncare, perché sapeva che la sua forza era legata all'appoggio che aveva, invitandoli a sciabolare, sgozzare, colpire, scrive: l'asino vuole bastonate e il popolo vuole essere governato con la forza. Dobbiamo dire quindi che il principale sostegno che ebbe Lutero fu quello di alcuni principi tedeschi che per ragioni politiche volevano emanciparsi sia da Roma che dall'imperatore cattolico Carlo V. E quindi vari stati passarono alla nuova religione, per esempio la Prussia che in quel momento era lo stato dell'ordine teutonico, un ordine cavalleresco benemerito, il gran maestro si chiamava Alberto di Hohenzollern, secolarizzò, cioè si impadronì praticamente dei beni, di tutti questo, dei territori di questo ordine che appartenevano alla Chiesa, e questa fu l'origine di uno stato che poi divenne la Prussia protestante. E il nome protestantesimo nacque nel 1529 quando 6 principi e 14 città protestarono contro l'imperatore Carlo V e ricevettero per questo l'appellativo di protestanti. Carlo V era, come dicevamo, l'imperatore di un vasto territorio che dagli estremi confini orientali passava addirittura gli oceani, e il suo sogno era quello di ricostruire l'unità perduta del Medioevo, diciamo di Carlo Magno, perché dopo la morte di Carlo Magno si era frantumato l'ecumene medievale. Ma questo suo sogno si infranse proprio a causa di Lutero, che infranse l'unità religiosa di questi vasti territori. Lutero e chi ne continuò l'opera, quindi Ulrico Zwinglio in Svizzera e nella stessa Svizzera e in altri paesi, Giovanni Calvino. Calvino, Lutero, Zwinglio, che poi furono superati da tutto un pullulare, diciamo, di sette protestanti. Intanto morì il Papa Leone X e gli successe un bravo Papa questa volta, un Papa olandese, si chiamava Adriano VI, un Papa riformatore che si rese conto della situazione terribile in cui versava la Chiesa, si rese conto delle responsabilità degli uomini di Chiesa e in una istruzione che diede a un suo nunzio, un suo ambasciatore, Chiere Gatti, di cui noi abbiamo il testo, si legge un testo che colpisce, direi che ha pochi precedenti e pochi atti successivi nella storia della Chiesa, perché dice il Papa Adriano VI al suo, diciamo, ambasciatore a Norimberga: devi dire che noi apertamente confessiamo, cito, che il Dio permette avvenga questa persecuzione della sua Chiesa a causa dei peccati degli uomini e in particolare dei preti e prelati. È certo che la mano di Dio non sia accorciata, sì che egli non possa salvarci, ma gli è il peccato a distaccarci da lui, sì che egli non ci esaudisce. La Sacra Scrittura insegna chiaramente che i peccati del popolo hanno la loro origine nei peccati del clero. E perciò, come rileva il Crisostomo, il nostro Redentore, quando volle purgare l'inferma città di Gerusalemme, andò prima al Tempio per punire innanzitutto i peccati dei preti a guisa di un buon medico che sana la malattia nella radice. Sappiamo bene, continua il Papa, che anche presso questa santa sede già da anni si sono manifestate molte cose detestabili, abusi in cose ecclesiastiche, lesioni dei precetti, anzi che tutto si è cambiato in male. Non è pertanto da far meraviglia se la malattia si è trapiantata dal capo nelle membra, dai papi nei prelati. Tutti noi, prelati e ecclesiastici, abbiamo deviato dalla strada del giusto e da lunga pezza non v'era alcuno che facesse bene. Dobbiamo quindi noi tutti dare onore a Dio e umiliarci innanzi a Lui. Ognuno mediti perché cadde e si raddrizzi piuttosto che venir giudicato da Dio nel giorno dell'ira sua. Fin qui Adriano VI, che però ebbe un pontificato molto breve, 2 anni, gli successe un altro papa umanista, mondano, Giulio de' Medici, della stessa famiglia di Leone, con il nome di Clemente VII. E
Sotto il suo pontificato avvenne il terribile sacco di Roma del maggio del 1527 ad opera di Lanzichenecchi Luterani. L'imperatore Carlo V, adirato per la politica del Papa filo francese, occupò Roma e diede licenza di saccheggio a questi Lanzichenecchi per una settimana. E una settimana bastò. L'inferno è nulla in confronto con la veste che Roma adesso presenta, si legge in una relazione che il pastor riporta. In queste 7-8 giorni si infierì contro tutte le persone ecclesiastiche, cardinali, vescovi, religiose stuprate, preti e monaci uccisi e venduti come schiavi, distrutti chiese, palazzi, case, e però fu una purificazione grande, perché dopo questo terribile sacco, diciamo che la vita di Roma fu rivoltata come una calza. Roma era immersa in un clima di relativismo religioso, di edonismo, che si dissolse da un giorno all'altro e la città cambiò volto. Fu in quell'occasione che il Papa commissionò Michelangelo il famoso Giudizio Universale che sta nella Cappella Sistina, proprio quasi per eternare questo dramma psicologico. Cioè i Lanzichenecchi furono veramente uno strumento di questa collera divina, come tutti i castigi. La città di Roma e la Chiesa in generale ne uscirono purificate e più fedeli alla loro missione. Tra coloro che soffrirono nel sacco di Roma furono dei santi, fu per esempio San Gaetano di Tiene, il fondatore dei Teatini, fu il vescovo di Verona Gian Matteo Giberti, che allora non risiedeva a Verona, ma come allora si usava risiedeva in Roma, però fu imprigionato e giurò che se si fosse salvato avrebbe osservato la residenza, e mantenne la parola perché tornò a Verona e dedicò da allora tutte le sue energie alla riforma della diocesi fino alla morte, precedendo un po' l'opera di San Carlo Borromeo. Ma a questo punto sembrò ai papi che fosse opportuna la convocazione di un concilio ecumenico. Si tergiversò molto, perché all'inizio al concilio sembrava più favorevole l'imperatore Carlo V, perché nel concilio vedeva la possibilità forse di una sorta di compromesso, di pacificazione fra cattolici e protestanti. La sua preoccupazione era innanzitutto politica, perché quello che stava succedendo gli spaccava il regno e lui voleva che facessero pace. Ma non c'era pace possibile e il concilio non sancì la pace, ma la guerra. Il concilio di Trento, 19° concilio ecumenico della Chiesa, fu aperto la terza domenica di Avvento, il 13 dicembre del 1545, qui, in questa città, dal cardinale Del Monte, legato pontificio. Si svolse per 18 anni, fino al 16 dicembre del 1563, naturalmente con momenti alterni, con diverse sessioni, con lunghe pause, ma come diceva diciamo, l'obiettivo era a lode e gloria di Dio, ad accrescimento della fede e religione cristiana, a estirpamento delle eresie, alla pace e unione della Chiesa, alla riformazione del clero e del popolo cristiano, a confusione dei nemici del nome cristiano. E tre papi lo guidarono: Paolo III, Giulio III e Pio IV. Vi parteciparono celebri teologi dell'epoca come i gesuiti Diego Lainez e Alfonso Salmeron, i domenicani Melchior Cano e Domenico Soto, e tra i santi che lo promossero, lo incrementarono, fu San Pietro Canisio, per esempio, che intervenne al Concilio di Trento e fu uno dei massimi realizzatori. All'inizio si discusse se avesse dovuto prevalere l'aspetto dottrinale o quello pastorale, e si decise che era molto più importante quello dottrinale, anche se i due aspetti, la dottrina e la pastorale, non erano inscindibili, non potevano essere separati. Fu dunque un concilio dottrinale,
che produsse un'opera monumentale, perché la fede della Chiesa vi è riaffermata con straordinaria chiarezza e nitidezza, senza possibilità né di equivoci né di ermeneutiche contrastanti. Il Concilio ribadì innanzitutto la necessità delle due fonti della rivelazione, la scrittura e la tradizione accanto alla scrittura. La scrittura ispirata dallo Spirito Santo, e quindi la Bibbia è inerrante, e la tradizione dallo Spirito Santo divinamente assistita. Poi il Concilio pubblicò un decreto sul peccato originale che chiarisce che il peccato originale non corrompe tutti gli uomini, li ferisce e distingue tra il peccato originale che viene cancellato dal battesimo e la concupiscenza che rimane nell'uomo dopo il battesimo come conseguenza del peccato originale, ma che non è in sé un peccato, è una tendenza che può fare cadere nel peccato. Invece Lutero aveva identificato i due aspetti. E il decreto apre la strada all'Immacolata Concezione, perché afferma che però la Madonna è immune, no? Cioè non è inclusa la Madonna nel decreto sul peccato originale. Poi viene pubblicato il decreto sulla giustificazione. La giustificazione, cioè la salvezza, riafferma il Concilio, non per sola fede, ma per la fede e per le opere, e colpisce di anatema chi dice che i comandamenti di Dio sono impossibili da osservare. Questo oggi è molto importante ricordarlo, perché tante volte ci sentiamo dire che ci sono delle situazioni oggi, per esempio di divorziati sposati o di altri, in cui i comandamenti sono impossibili da osservare. Questa è condannata esplicitamente dal Concilio di Trento con queste parole: Dio infatti, dice il Concilio, non comanda l'impossibile, ma quando comanda ci ammonisce di fare quello che puoi, di chiedere quello che non puoi, e ti aiuta perché tu possa e o tu ottieni. E per quanto riguarda i sacramenti, Trento riafferma sotto pena di anatema la fede nei 7 sacramenti tradizionali, si sofferma soprattutto sulla Eucaristia e insegna la transustanziazione, cioè la totale trasformazione del pane e del vino, del corpo e nel sangue di Gesù Cristo, e afferma il carattere sacrificale della Messa, e dice che nessuno consapevole di essere in peccato mortale per quanto contrito si accosti all'Eucaristia senza avere premesso la confessione sacramentale. Nella sessione dedicata al matrimonio ribadisce il carattere sacramentale del matrimonio, dicendo tra l'altro che è un grave peccato che uomini non sposati abbiano concubine, ma è un peccato gravissimo, e rivela particolare disprezzo contro questo grande sacramento il fatto che anche uomini ammogliati vivano in questo stato di dannazione. Poi c'è tutto l'aspetto pastorale, disciplinare, l'obbligo di residenza dei vescovi nelle diocesi, la creazione dei seminari per la formazione del clero, prima non esistevano i seminari, il mantenimento dell'uso del latino, l'obbligo della messa domenicale, perché prima praticamente si era perso l'uso di andare a messa perfino la domenica. E nel decreto di riforma della 24ª sessione si leggono queste parole: infine lo stesso Santo Sinodo, scosso dai tanti gravissimi mali che travagliano la Chiesa, non può non ricordare che la cosa più necessaria alla Chiesa di Dio è che il Romano Pontefice mostri quella sollecitudine che in forza del suo ufficio deve alla Chiesa universale, specialmente nello scegliere solo dei cardinali eccellenti e nel mettere a capo delle singole chiese pastori ottimi e idonei, e a maggior ragione in quanto il Signore nostro Gesù Cristo gli chiederà conto del sangue di quelle sue pecore che dovessero perire a causa del cattivo governo di pastori negligenti e memori del loro dovere. Nella sessione finale si aggiunsero decreti per ristabilire l'esistenza del purgatorio, le indulgenze, il culto dei santi, la venerazione delle reliquie. Finalmente,
il 16 dicembre del 1563 i decreti conciliari furono firmati dai 225 padri e poi approvati dal Papa Pio IV, che pochi mesi dopo, il 13 novembre del 1564, promulgò la cosiddetta Professio Fidei Tridentina, la professione di fede tridentina, di cui troverete sul banco a disposizione diciamo delle copie. È importante rileggerla perché era in vigore fino agli anni 60. Ma tutto questo non rimase per aria, perché il successore di Pio IV, il domenicano Michele Ghislieri, che con il nome di Pio V, San Pio V, salì al trono, mise in opera, attuò nel suo breve pontificato, in soli 5 anni, tutte le decisioni del Concilio di Trento, soprattutto con 4 iniziative fondamentali. Il Catechismo di Trento, che riassumeva in termini chiarissimi tutta l'opera dottrinale del Concilio, senza possibilità di equivoci, è alla base di quello che poi è stato, diciamo, il Catechismo di San Pio X. La promulgazione del breviario romano, che per secoli è stato e continua ancora ad oggi ad essere recitato dai sacerdoti più fedeli, non da tutti, e la messa, finalmente quella messa che fu destinata a entrare nella storia come messa tridentina, appunto, o messa di San Pio V, impropriamente, perché non era altro che la restaurazione della messa tradizionale devastata dal protestantesimo. E per ultimo si deve a San Pio V la proclamazione di San Tommaso d'Aquino come dottore della Chiesa e la pubblicazione definitiva della Summa Teologica di San Tommaso come opera di riferimento per l'insegnamento. Lutero morì mentre si apriva il Concilio di Trento, dopo aver lanciato i suoi ultimi insulti contro il Papa di Roma, chiamandolo Papa Asino, Apostolo del Diavolo, Infernalissimo Pastore, e la sua ultima predica fu un grido estremo di maledizione contro il Papa, il sacrificio della Messa, il culto della Vergine. E poi morì, ma sulla sua morte abbiamo la testimonianza del suo domestico personale, Kunzel, che scrive: Martin Lutero, la sera prima della sua morte, si lasciò vincere dalla sua abituale intemperanza e con tale eccesso che noi fummo obbligati a portarlo via del tutto ubriaco e a coricarlo nel suo letto. Poi ci ritirammo nella nostra camera senza presagire nulla di spiacevole. All'indomani noi ritornammo presso il nostro padrone per aiutarlo a vestirsi come d'uso. Allora, o quale dolore, noi vedemmo il nostro padrone Martino appeso al letto e strangolato miseramente. Aveva la bocca contorta, la parte destra del volto nera e il collo rosso e deforme. Ci fu detto di impegnarci con 1000 promesse e coi più solenni giuramenti ad osservare il massimo silenzio in quanto nulla fosse fatto trapelare. Ci ordinarono di staccare il cadavere da quel capestro e di metterlo sul letto e di divulgare in seguito al popolo come il maestro Lutero aveva improvvisamente lasciato questa vita. Ma sappiamo che non fu così. Lutero morì suicida. E nel 1883 una suora trentina, oggi beata, Maria Serafina Micheli, stata beatificata nel 2011, si trovava a passare per Eisleben, nella città natale di Lutero, in occasione del suo centenario della sua nascita. Oggi è il 500° della rivolta, allora era il centenario, ma già allora, come oggi, c'erano feste, commemorazioni. E passava di là, trovò una chiesa chiusa e si mise a pregare sugli scalini, ma le comparve l'angelo custode che le disse: alzati, perché questo è un tempio protestante. Lei non lo sapeva. Poi le soggiunse: ti voglio fare vedere il luogo dove Martin Lutero è condannato e la pena che subisce in castigo del suo orgoglio. E dopo queste parole la beata vide una terribile voragine di fuoco in cui venivano
tormentate una quantità, un numero incalcolabile di anime, e nel fondo di questa voragine c'era un uomo, Martin Lutero, che si distingueva dagli altri ed era circondato da demoni che lo costringevano a stare in ginocchio e tutti muniti di martelli si sforzavano, ma invano, di conficcargli nella testa un grosso chiodo. E la suora, terrorizzata, pensava: se il popolo in festa, se la gente che commemora vedesse questa scena drammatica, certamente non tributerebbe onori, ricordi, commemorazioni e festeggiamenti per un tale personaggio. E quando le si presentava l'occasione, ricordava le sue sorelle: mi raccomando di vivere sempre nell'umiltà e nel nascondimento, perché era convinta che Martin Lutero fosse punito nell'inferno soprattutto per il peccato capitale della superbia. E un'altra santa, Santa Teresa d'Avila, nella sua autobiografia narra di una visione che ebbe, che le provò una grandissima pena, in cui le fu mostrato che molte anime si dannano, specialmente quelle dei luterani, che per il battesimo erano già membri della Chiesa, e ne ebbe talmente pena che ebbe l'impulso di fare di tutto per liberare queste anime attraverso la preghiera, attraverso l'azione. Santa Teresa è una delle espressioni più alte di quel movimento spirituale che noi chiamiamo la Controriforma Cattolica. In quegli anni, infatti, sotto l'impulso del Concilio di Trento, una legione di santi riformava con il proprio esempio la Chiesa e la società. Don Géranger scrive: non appena scocca l'anno 1550, quindi siamo a metà del Concilio, una fioritura meravigliosa sboccia sui rami dell'albero secolare del cristianesimo, e mentre il protestantesimo si arresta finalmente nelle sue conquiste, Dio si compiace di mostrare che la Chiesa romana non ha perduto nulla, perché ha conservato il dono della santità. E a Roma in quegli anni si incontravano santi come Filippo Neri, il fondatore dell'oratorio, Ignazio di Loyola, che fondò la Compagnia di Gesù proprio per combattere il protestantesimo e per dilatare la gloria di Dio in tutte le terre allora conosciute. E mentre Lutero lacerava la cristianità, strappava alla fede cattolica intere nazioni, un discepolo di Sant'Ignazio, San Francesco Saverio, svolgeva uno straordinario apostolato nelle Indie e nel Giappone, mentre altri gesuiti missionari arrivavano in Congo, sbarcavano in Brasile. San Giovanni di Dio fonda i Fate Brene Fratelli per assistere i malati, e nell'anno in cui muore San Giovanni di Dio un altro santo, San Camillo dell'Ellis, nasce, si converte e fonda anche lui un ordine religioso ai camilliani con il voto di assistere i malati anche nel tempo della peste. In quegli stessi anni abbiamo Sant'Antonio Zaccaria, che fonda i Barnabiti, San Girolamo Emiliani, che fonda i Somaschi, e tante altre istituzioni. E tutte hanno un tenore di vita religiosa simile: vita penitente e mortificata, rifiuto di ogni mondanità, abbandono alla provvidenza, zelo per le anime, amore per la gloria di Dio. E la storia del XVI secolo ci insegna che i veri riformatori sono i santi, che non hanno preteso di cambiare la Costituzione della Chiesa, ma si sono sforzati di cambiare se stessi e attraverso il proprio esempio di cambiare gli altri. La Chiesa è sempre santa, gli uomini non lo sono sempre, e il riformatore è colui che opera perché la Chiesa, santa nel suo fondatore Gesù Cristo, santa nella sua anima, nella sua essenza, lo sia anche in tutte le sue membra, dalla testa, il Papa e i Vescovi, fino ai piedi, i singoli fedeli. Invece i falsi riformatori sono quelli che vogliono modificare la Chiesa, sono coloro che sostengono che la causa del male non sta negli uomini di Chiesa, ma nella Chiesa in sé, e che quindi vogliono cambiare il modo di governo, i sacramenti, i riti, l'insegnamento della Chiesa, adattandolo alle opinioni proprie o del mondo.
dicono di farlo spesso perché vogliono ritornare al messaggio evangelico e quindi rifiutano la tradizione della Chiesa, si richiamano magari alla Sacra Scrittura, ma in realtà si richiamano alla propria ragione, al proprio sentimento, senza una regola oggettiva di fede a cui riferirsi. E la Chiesa nella sua storia ha conosciuto la pseudo-riforma degli eretici e accanto alla vera riforma dei santi. Pseudo-riformatori sono stati i catari e i valdesi nel XIII secolo, i protestanti nel XVI, i modernisti nel XX, i neomodernisti nel XXI. Perché lo sentiamo, no? Anche oggi attorno a noi rimbombare falsi appelli a una riforma strutturale della Chiesa, ma io credo che la nostra risposta non può che essere l'esempio dei santi che hanno unito la integrità morale della loro vita alla fedeltà integrale alla tradizione della Chiesa, che non è altro che il messaggio di nostro Signore Gesù Cristo, sempre vivo, sempre attuale, sempre carico di tutte le memorie del passato, ma anche di tutte le speranze del futuro. E dunque dobbiamo dire, avviandoci verso la conclusione, che Lutero fu un monaco apostata che ha trascinato con sé nella sua ribellione a Roma intere nazioni. Ha stravolto la fede della Chiesa, ne ha negato i sacramenti, ne ha preteso di abbattere le autorità. E la Chiesa gli ha risposto con i dogmi di Trento e con l'esempio di una legione di santi. Tra questi santi era, l'ho citato prima, San Pietro Canisio. Mi piace citarlo perché ha passato anni qui a Trento, teologo e missionario, ha partecipato al concilio e ha composto una preghiera per conservare la vera fede, San Pietro Canisio, in cui si legge tra l'altro: «Ho in abominio Lutero, detesto Calvino, maledico tutti gli eretici, non voglio avere nulla in comune con loro perché non parlano né sentono rettamente e non posseggono la sola regola della vera fede propostaci dall'unica santa, cattolica, apostolica e romana Chiesa». E dunque tra Lutero e la Chiesa c'è un fossato, c'è un abisso, direi, che nessuno, neanche un papa, può pretendere di colmare. E se per caso un teologo, un vescovo, un papa volesse reintegrare Lutero nella Chiesa o trasbordare la Chiesa verso il protestantesimo, io credo che noi non potremo che opporgli un non possumus che nasce dalla fede che abbiamo ricevuto dal nostro battesimo e anche dalla ragione che ci impedisce di accettare ciò che è contraddittorio, o Lutero o la Chiesa, perché il compromesso, la sintesi non è possibile. E a chi vorrebbe imporci di andare verso Lutero, noi possiamo rispondere che vogliamo andare invece verso Trento, per questo che sono qui oggi, che ci sono tornato. Ma vorrei concludere con le parole tratte da quella preghiera che ho prima citato di San Pietro Canisio, padre conciliare di Trento, che così si esprime rivolgendosi al Signore: tutti i santi che o trionfanti nel cielo o militanti in terra sono indissolubilmente uniti col vincolo della pace nella Chiesa Cattolica, esaltino la vostra immensa bontà e preghino per me. Voi siete il principio e il fine di tutti i miei beni, a voi sia in tutto e per tutto lode, onore e gloria sempiterna. Grazie. Allora, io le apro e rispondo. Una prima domanda che viene posta è questa: se i protestanti luterani che tanto invocarono un concilio parteciparono al concilio di Trento. No, diciamo, non parteciparono al concilio di Trento, e
prima del Concilio di Trento ci furono dei colloqui, ci fu per esempio un colloquio tra cattolici e protestanti nella città di Ratisbona, ma si vide subito che non c'era assolutamente la possibilità di intesa. C'è da dire anche che all'interno del Concilio di Trento, come sempre è accaduto nei concili, tra i padri conciliari c'erano delle ali, delle correnti diverse, c'era una corrente forte, che era rappresentata soprattutto dai domenicani, dai gesuiti, che voleva ribadire in maniera estremamente chiara la dottrina della Chiesa, ma c'era una corrente che potremmo definire di terzo partito che sosteneva la possibilità di voleva trovare un'intesa con i protestanti. Era per esempio alloggiato qui a Trento, ho visto oggi fuori il palazzo il cardinale Seripando, che sosteneva tutta una sua dottrina sulla doppia giustificazione, cioè diceva: ma se ci mettiamo d'accordo sul problema della giustizia, un po' come si dice oggi, cioè quello che non si capiva è che l'essenza del protestantesimo non era di carattere teologico, cioè non è che si trattava di mettersi d'accordo o no sul tema della giustificazione, su cui poi comunque non ci si metteva d'accordo, ma l'essenza del luteranesimo era nel suo odio verso Roma, verso il papato, cioè il rifiuto della mediazione oggettiva tra l'uomo e Dio. E quindi anche questi tentativi del cosiddetto terzo partito di associare i luterani, di invitarli, fallirono. E qua c'è un'altra domanda che si può collegare alla precedente, dice: ma cos'è questa voglia di alcuni vescovi, sacerdoti, cattolici e laici di adottare stile e pensieri protestanti? Ma io credo, purtroppo è vero, e purtroppo non nasce da oggi, ma nasce, sarebbe interessante fare una ricerca storica che potrebbe risalire per esempio a quando nella elaborazione di quella che poi è stata la nuova messa promulgata da Paolo stesso nel 1969, furono associati alla redazione della nuova messa degli osservatori, dei teologi protestanti, per cercare di venire in qualche modo incontro al protestantesimo. Io credo che all'origine c'è una sottomissione, una subordinazione psicologica e culturale del mondo cattolico, che ha perso completamente la consapevolezza della propria identità, della propria missione, del proprio ruolo, e che dunque sia estremamente importante recuperare questo spirito combattivo. Si può dire che il principio del libero esame prefiguri l'individualismo politico della rivoluzione liberale? Sì, certamente si può dire. Direi che non solo Lutero è all'origine dell'individualismo politico della rivoluzione liberale, per esempio pensiamo a un filosofo politico inglese come John Locke, ma è all'origine del filone soggettivista filosofico moderno, cioè da Lutero si passa a Kant, da Kant si passa soprattutto in Germania, quindi un filone tedesco che arriva a Schleiermacher, che arriva ai modernisti. E questo perché? Perché poiché Lutero distrugge la ragione, distrugge i fondamenti razionali della fede, genera un irrazionalismo, cioè una concezione che per esempio sul piano spirituale in Germania si è espressa nel cosiddetto pietismo. Il pietismo è una forma di religiosità protestante assolutamente sentimentale, e purtroppo anche oggi noi vediamo che nella Chiesa Cattolica si è assorbita una nozione di fede protestante, perché si è persa quella visione retta della fede, per cui la fede
è un atto della ragione, anzi, dicono alcuni teologi, l'atto più perfetto, più nobile che la ragione umana possa compiere è l'atto di fede, l'atto con cui la ragione e la volontà si inchinano, si sottomettono di fronte alla verità rivelata da Dio. Ma questo atto non è un atto irrazionale, la ragione è consapevole di questo. Se noi emancipiamo l'atto di fede dalla ragione, scivoliamo in una religiosità puramente sentimentale, esperienziale, no? La religione come esperienza, come momento d'incontro, e quindi effettivamente individualismo politico e soggettivismo filosofico nascono da Lutero. Ancora, Lutero ha operato la separazione tra grazia e natura, dando origine a due mondi completamente separati, il regno di Dio e il suo popolo, il regno di Dio e il suo popolo e il mondo, quest'ultimo con leggi sempre più avulse dalle leggi di Dio. In questo senso si può dire che Lutero sia all'origine della deriva relativista morale, politica e giuridica dell'Europa odierna. Come si può opporsi a questa deriva? Beh, in parte diciamo ho risposto a questa domanda. Non c'è dubbio che nella storia di quella che potremmo definire la modernità, intesa nel suo aspetto negativo, cioè di processo di secolarizzazione degli ultimi secoli, Lutero e il protestantesimo in generale, diciamo, quindi la rivolta protestante, la rivoluzione protestante da una parte e la rivoluzione francese dall'altra, rappresentano due fasi fondamentali, e quindi non c'è dubbio che sia all'origine di questa deriva. E come si può opporsi a questa deriva? Beh, ecco, ci si può opporre su tanti livelli. Io credo che innanzitutto ci si può opporre recuperando, non rinunziando mai all'uso della ragione. Credo che questo oggi sia molto importante. Cioè noi, la nostra fede dovesse svincolarsi, dovesse scivolare in un puro fideismo, emancipandosi, rinunziando all'uso della ragione, sarebbe una fede destinata a perire. Se io voglio preservare la mia fede, non posso rinunciare all'uso della ragione, che significa il buon uso della logica, che significa non rinunciare all'uso del principio di contraddizione. E dunque non c'è bisogno di essere dei grandi teologi per dire che tra Lutero e la Chiesa c'è una incompatibilità, basta essere anche delle persone di buon senso, molto semplici, come molti di noi siamo, che usando la ragione dicono tra Lutero e la Chiesa non ci può essere una identificazione o un incontro di nessun modo, perché questo violerebbe il principio di contraddizione. Quindi recupero della ragione, recupero della fede, e poi lasciatemi dire anche atti concreti, religiosi, che possono essere, ne cito semplicemente uno. Beh, cosa c'è di più magnificamente anti-luterano di una adorazione del Santissimo Sacramento? Credo che soprattutto in questo periodo ritorno, la ricomprensione della messa, di cos'è la messa, la messa negata da Lutero, soprattutto quando si ha la fortuna di avere la messa tradizionale, la messa antiluterana di Trento, ma anche nell'esposizione del Santissimo, l'adorazione del Santissimo. Ecco, tutto questo oggi io credo che sia di enorme importanza, e non dobbiamo sottovalutare l'importanza di questi gesti, perché sono carichi di tali benedizioni da riuscire a cambiare la vita non solo di un uomo, ma la vita di una città, in cui questo è praticato e questo è mantenuto, è una città benedetta. Quindi io incoraggio
sacerdoti e fedeli e laici a continuare, diciamo, so che già accade, ma lo dico proprio per esprimere anche la mia, veramente il mio grande apprezzamento per chi già è impegnato in questo. Mi alzo per dire che a Trento, approfitto per dire che a Trento, con grande fatica e grande pena, c'è un gruppo di laico che è riuscito a offrire tutte le sere al Santissimo, alla Chiesa del Santissimo, dalle 6 a mezzanotte adorazione eucaristica. Lo dico pubblicamente perché tanti non lo sanno, quindi questa è una luce. Bene. Ecco, qua è una domanda delicata: come si deve porre il fedele nei confronti del Papa che con i suoi atteggiamenti e discorsi lascia senza parole? Bisogna evitare nei confronti, diciamo, del Papa, ma nei confronti dei vescovi, nei confronti dei sacerdoti, nei confronti del sacrestano, diciamo, un atteggiamento fideistico per cui il sacrestano o il parroco o il vescovo o il papa o chi sia hanno sempre ragione per la loro, perché non è così, perché la Chiesa insegna che il Papa ad esempio è infallibile, solamente il suo magistero obbliga quando il Papa si esprime in maniera tale da avere l'intenzione di obbligare. Ma se il Papa non ti vuole obbligare, ma perché tu ti devi sentire obbligato a credere qualche cosa che lui non vuole obbligarti, diciamo così, a credere? Perché è chiaro che se il Papa in aereo dice una cosa che se volesse potrebbe dire solennemente a San Pietro, ma perché, diciamo, dobbiamo prendere, diciamo, attribuire una quasi infallibilità a questa, diciamo così, frase, diciamo così, estemporanea, che non ha, diciamo, assolutamente nessun, diciamo così, nessun fondamento. Quindi se io ho da una parte una tradizione divinamente assistita, un magistero, cioè, della Chiesa che mi insegna, non so, che bisogna rispettare tutti i 10 comandamenti, e che per quanto riguarda il 6° e il 9° comandamento, ad esempio, non ci sono eccezioni possibili, anche per quanto riguarda il 5° il non ammazzare, no? Se mi viene proposto un insegnamento secondo cui no, diciamo, ci sono alcuni casi in cui è possibile, la mia ragione mi dimostra che se io accetto questo principio crolla non solo quel comandamento, ma tutti e 10 comandamenti, crolla la morale. Allora non vedo perché, di fronte a una proclamazione di fede e di morale che ha 2000 anni e ha una intenzione che viene attribuita al Papa, ma che poi non si sa se è del Papa, di fronte a una frase, a una lettera, a un pensiero, magari io sono convinto che è veramente l'intenzione del Papa, allora, diciamo, io, diciamo, sono del tutto legittimato a, diciamo, esprimere il mio. Mi dispiace, non posso, perché la mia fedeltà al battesimo, io con il battesimo ho ricevuto il dono più grande che ognuno di noi può avere mai ricevuto, che è il dono della fede cattolica. Pensate quante persone sono prive, diciamo, di questo dono e quante purtroppo lo hanno perso. Ma io, è un tesoro tale che non me lo può togliere nessuno, neanche il Papa. E quindi questa, diciamo, è, diciamo, la mia posizione. E qua c'è una domanda, sembrano quasi le domande collegate, perché c'è un'altra, dice: come può un fedele cattolico porsi serenamente di fronte a un evento come il viaggio del Papa in Svezia per commemorare Lutero e la sua devozione della cristianità? Alla luce di quello che ho detto prima, io dico a titolo così personale, non sono un'autorità, sono un semplice cattolico che però non rinuncia al suo semplice sensus fide. Il senso della fede è quel senso, è quello che nasce dal battesimo e dalla cresima, che mi dice, purtroppo, lo dico, diciamo, in maniera accurata, il Papa in questo momento sta seminando una grande confusione nella Chiesa. Questo viaggio semina confusione, perché io non so che cosa dirà, ma oggettivamente il messaggio che passerà o che rischia di passare è quello della
della fine della divisione, l'idea che Lutero fu un autentico riformatore ingiustamente perseguitato, che la Chiesa, condannando il protestantesimo, ha commesso degli errori e che quindi oggi bisogna trovare la strada di un nuovo abbraccio ecumenico, di una sintesi, no? Per cui non è che dobbiamo diventare protestanti, però dobbiamo trovare una sintesi fra Lutero e il Concilio di Trento. No, quasi la tesi, l'antitesi, la sintesi, dialetticamente. E questo io diciamo non lo accetto, ma non mi pongo in un atteggiamento di ribellione nei confronti né della Chiesa né del Papa. Io mi considero un cattolico assolutamente sottomesso e fedele all'insegnamento della Chiesa e dal Papa, però così come distinguiamo tra Pietro e Simone, e non avremmo dovuto seguire Pietro quando rinnegava il nostro Signore, diciamo, io seguo il Papa sempre, ma non seguo in tutte le sue iniziative Jorge Mario Bergoglio, che è il Papa, che riconosco come Papa. Un insospettabile Umberto Eco, in un vecchio articolo, distingueva fondamentalismo e integralismo, affermando che solo il protestantesimo è stato e spesso è fondamentalista, il cattolicesimo al massimo integrista. Che ne pensa? Ma io penso che i cattolici non sono né fondamentalisti né integristi, ma sono cattolici e basta. Io mi considero cattolico, apostolico e romano. Se vogliamo aggiungere la parola integro per dire che dobbiamo essere integri nella nostra fede e nella nostra morale. Oggi le parole fondamentalista, integralista, ma anche la parola tradizionalista sono usate spregiativamente per etichettare, per liquidare. Avrete visto molti di voi un recente articolo sulla stampa di Galeazzi e Tornielli che ha voluto dare una sorta di mappa di questa galassia che definisce i cattolici, non ricordo se usa il termine fondamentalisti, ma certamente il sociologo Introini usa il termine fondamentalisti per definire, diciamo, questi cattolici. Beh, innanzitutto il fatto che abbiano ritenuto dedicare un articolo così importante significa che è un fenomeno non trascurabile, molto più ampio di quanto si possa immaginare, ma comunque si tratta, io credo, di cattolici, non queste parole fondamentalismo, integralismo, fanatismo, riserviamole ai musulmani, riserviamole ai ma non solo ai musulmani, perché vengono usate queste parole, cioè musulmano fondamentalista viene definito solamente il terrorista. Il fondamentalista è, diciamo, il musulmano convinto, quindi fanatico, indipendentemente se sia terrorista, perché la religione islamica in se stessa è una religione che, anche se non porta necessariamente al terrorismo, porta necessariamente al fanatismo. Un vero cattolico non è mai fanatico, un vero cattolico è sempre equilibrato. I santi che hanno fatto delle scelte estreme, delle scelte radicali, non possono essere considerati fanatici. I santi sono stati le persone più equilibrate che potevano esistere. I fanatici sono stati coloro che, privi della grazia e della ragione, sono caduti, diciamo, nell'errore. Infine, l'ultima domanda, che poi non è una domanda, però siccome c'è un riferimento a Maria Corredentrice, mi piace che quest'ultima, diciamo, che quest'ultimo foglietto tocchi, diciamo così, Maria, perché credo che mai come in questo momento abbiamo bisogno di un aiuto della Beatissima Vergine Maria, vincitrice di tutte le eresie. Il Papa San Pio V, che io ho ricordato come il Papa che ha attuato la Controriforma del Concilio di Trento, è anche il Papa della
della grande vittoria di Lepanto, che non era una vittoria scontata, anzi era, diciamo, un'impresa molto difficile, però il Papa ha pregato molto e quel 7 ottobre del 1571, nel momento in cui la flotta cristiana sbaragliava l'armata ottomana, il Papa ha avuto una visione e ha avuto la visione della vittoria. Maria, diciamo, auxilium Christianorum, che ha diciamo così, trionfato sui nemici della Chiesa. Io credo che la nostra forza è questa. Umanamente parlando, noi oggi siamo, potremmo dire, siamo 150 persone, diciamo così, in una sala, diciamo, di Trento, mentre cosa siamo di fronte magari a migliaia di persone che si riuniscono in altre conferenze, che sfornano, diciamo, libri, che hanno i media. Ma questo gesto, diciamo, la vostra presenza, il mio intervento, ha soprattutto un valore simbolico, perché in noi, in tutto ciò che facciamo, dobbiamo essere spettacolo al cielo, diciamo, agli angeli, diciamo, e ai santi, che hanno bisogno di vedere che c'è qualcuno che alza, diciamo, una bandiera, che afferma con coraggio delle idee, che assume un atteggiamento di inconformità, cioè di non conformità con il mondo, e ognuno di noi lo può fare, diciamo, nel suo piccolo. Nessuno di noi è papa o è vescovo o ha la possibilità di fare tante cose importanti che potrebbero e dovrebbero essere fatte. Però il giorno del giudizio noi ci presenteremo di fronte al Signore senza papa, senza vescovi, senza preti, da soli, e dovremo render conto dei pochi o grandi, diciamo così, talenti che abbiamo ricevuto. E quindi noi siamo chiamati semplicemente a questo, a pregare, a fare il poco che possiamo fare secondo le nostre possibilità. Non siamo chiamati a fare nulla di più di quello che siamo in grado di fare, però almeno quello lo dobbiamo fare, nella certezza che non saremo certo noi a salvare la Chiesa. La Chiesa non ci appartiene, di nostro Signore, ma che per intervenire, e Dio certamente interverrà, non sappiamo come, quando, ma non mancherà di intervenire, perché non abbandona, diciamo, la sua Chiesa. Dio ha bisogno della presenza dei pochi, dei pochi pani e dei pochi pesci, che poi aiutano a far divampare un incendio che purifica la Chiesa. Quindi la conferenza di questa sera ha un'importanza molto maggiore di quanto ognuno di noi possa pensare, perché a Trento, nei giorni in cui regnava la confusione, si è parlato del Concilio di Trento. I padri conciliari che hanno assistito a questo concilio, che sono intervenuti, sono in questo momento certamente con noi, accanto a noi, e ci danno una forza molto più grande di quella che possiamo immaginare. Abbiamo la forza della Madonna, abbiamo la forza degli angeli, abbiamo la forza dei santi, abbiamo la forza della Chiesa militante, che quando decide di combattere è invincibile. E quindi la vittoria sarà con l'aiuto di Dio, la vittoria sarà nostra. Vi ringrazio ancora, diciamo così, tutti della vostra presenza. Spero di rimanere, diciamo, in contatto con tutti e ognuno di noi, e di voi. Per rimanere in contatto è importante che ci lasciate, diciamo, delle email, dei recapiti. Per noi è molto importante un aiuto anche, diciamo, economico, che si può dare attraverso, per esempio, gli abbonamenti alla rivista Radici Cristiane, per chi non è abbonato, chi la conosce, l'acquisto dei nostri libri, la diffusione dei nostri libri. Grazie ancora a tutti. Grazie.